quando mai perché ho detto lo una sai cosa qual del è il genere? Problema? Che tu ti innamori sempre dei migliori amici e poi loro scelgono l'altra, questo è il problema. Ma quando te mai? Te lo dico io. Risolvi i tuoi problemi. Questa è una staffilata, Miriana, mica da un sì, bel carico da 90. No, prima mi fidavo di lei perché lei ci ha detto: noi siete bellissimi insieme. Poi, come al solito, invece deve darmi della. Anche lì mi manca come mamma, come madre, mi manca di rispetto a lei perché è velenosa. Mi dispiace. Dimmi, Soleil, come lei la vipera. Posso? Sentiamo. Riesce a stare in silenzio 5 minuti? No. Allora, mi dà della vipera, mi dà della cattiva, mi dice queste cose totalmente fuori da ogni logica. Puoi stare in silenzio? No. Veramente, sei una cosa insopportabile. Anche tu. No, devi imparare a stare anche in silenzio perché fai questo lavoro da abbastanza anni. Devi imparare a rispettare le persone. Allora, continua a fare questo per non lasciar parlare le persone. Scusa Miriana, lascia parlare solo lei, se no non si capisce veramente nulla. Puntualmente, da quando siamo entrati, la sento buttare veleno appena può nei miei confronti. No, quando, anche nel caso di Biagio, ad esempio, è stata la prima a lanciarsi sopra addosso a Biagio, quando con Nicola aveva, per quello mi permetto di giudicare, il fatto che lei mettesse avanti il fattore di essere madre, perché metteva sempre avanti questa cosa, motivo per cui si frenava con Nicola, e invece con Biagio si è lanciata subito, tanto che Giacomo se la trovava pure sotto le coperte dal primo giorno, subito. Non è vero, Biagio è venuto a dormire di lei. Con noi. Posso parlare? No, stai Biagio dicendo si una era preso di lei. Falsa, e lei puntualmente, falsa. Vedi, senti, questa è la vera sei Miriana. Falsa. Lei in realtà è perfida interiormente, no, sei e puntualmente da che ti viene a leccare, da ammaliare, e lo fa sia con le donne che gli uomini. Viene e ti cerca di convincere in tutti i modi che lei è ma questa cosa dolce.